Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi facciamo uno svuota la spesa per il pranzo di Natale. In realtà non è proprio uno svuota la spesa normale, classico, perché io ho qua il mio quadernino con scritto tutto quello che avremo a pranzo il giorno di Natale e a fianco ho scritto anche le persone che prepareranno ogni cosa. Quindi io in questo video vi faccio vedere semplicemente quali sono le varie pietanze che andremo a preparare e cosa ho comprato proprio fisicamente per poter affrontare insomma tutta la giornata del 25. Il giorno di Natale in realtà saremo la famiglia proprio stretta, cioè noi con le bambine, i miei genitori e i miei suoceri, perché comunque sorelle varie hanno altri impegni, hanno altre famiglie da qui andare, quindi in pratica saremo in 9, quindi non è che prepareremo cose per 20 e 30 persone come il nostro solito, ma ci atterremo un pochino a fare lo stretto necessario, anche se è Natale. La cosa bella del fare il Natale a casa nostra, perché quest'anno festeggeremo come l'anno scorso qui, è il fatto che ognuno prepara qualcosa. Mentre negli anni scorsi, fino praticamente all'anno scorso, chi preparava il pranzo di Natale si faceva un mazzo tanto per una settimana preparando le cose e poi arrivava il giorno di Natale che era completamente sfatta, abbiamo capito un po' per volere, un po' per necessità, che è tutto molto più semplice se ognuno fa qualcosa e così tutti arrivano un po' più riposati e sicuramente più tranquilli al giorno di Natale. Un po' per necessità dico, anche perché noi comunque in negozio sia il 23 che di domenica che il 24 lavoreremo tutto il giorno e quindi io, a parte le cose diciamo strettamente indispensabili, quindi preparare insomma per questi due giorni e dare una sistemata a casa, non riuscirò a fare molto altro. Quindi abbiamo deciso, come vi dicevo, di dividerci un pochino gli impegni e i piatti da preparare. Allora, io mi occuperò naturalmente delle cose. Naturalmente io mi sono accaparrata la preparazione delle cose più semplici possibili, proprio perché non avevo tempo, e quindi noi ci occuperemo intanto dell'aperitivo. L'aperitivo che abbiamo pensato di fare con patatine. Quindi ho preso le nostre crocchias amatissime, le classiche. Poi ho preso degli arachidi, gli arachidi salati, che vanno sempre tantissimo di moda, e poi come bibite invece per i grandi andremo a refrigerare e a servire il nostro vermentino di Sardegna. Questo è di Piero Mancini, metti a fuoco, non vuole mettere a fuoco, comunque è un vino buonissimo, è molto molto buono. Per le signore invece, quindi mia suocera e sua sorella, che sono un po' più anni 80, sono rimaste agli aperitivi anni 80, quindi andremo a servire il bitter rosso. Fa molto old style questa cosa. E per le bimbe invece andrò a mettere in frigorifero il succo di frutta arancia e arancia rossa con zero zuccheri, quindi anche loro avranno la loro bibita di aperitivo e tutti saremo contenti. Dopodiché, dopo aver parlucchiato un pochino e ascoltato un po' di musica, andremo a sederci e verranno serviti gli antipasti. Anche questi naturalmente li preparerò io, perché anche qui è la cosa un po' più semplice. Quindi noi andremo a fare degli antipasti misti di salumi, formaggi, creme spalmabili e cosine varie. Faremo una cosa tipo antipasto misto sardo, quelli che si preparano nei taglieri di solito. Magari, ecco, vi posso aggiungere delle immagini in cui voi potete prendere spunto o capire comunque come serviremo queste cose. E quindi niente, andremo a fare dei piatti misti con il salame, la porchetta arrosto, il prosciutto cotto, il prosciutto crudo e la spianata piccante. Questa naturalmente eviteremo di darla alle bambine.
scalderemo nel forno e taglieremo a spicchi buonissimi queste le nostre focacce tradizionali dell'Eurospin che super adoriamo. Poi abbiamo ancora della salsiccia stagionata naturalmente, che andremo a tagliare a rondelline, e i salamini piccanti sempre famiglia Eurospin, che sono buonissimi e piacciono un sacco. Poi faremo anche il piatto dei formaggi misti, in cui andremo a mettere naturalmente il pecorino, il fiore sardo, questo qua, andremo a mettere il parmigiano reggiano, un pezzetto di parmigiano reggiano, e poi dovrò comprare praticamente all'ultimo minuto il gorgonzola Jim Invernizzi, che è senza lattosio, e lo stracchino senza lattosio, in modo che anche Gian Giacomo e mia mamma possano mangiare tranquillamente un pochino di formaggio. Andremo a mettere nei barattolini gli spicchi di carciofi grigliati, che sono questi, sono in olio di semi di girasole, e mi hanno fatto una buonissima impressione, perché di solito non mi piace tanto l'aria che hanno, sono molto smorti, molto sembrano poco grigliati e molto cotti dall'aceto e dall'olio. I pomodori secchi, e poi avremo un po' di patè ai porcini da spalmare sul pane carasau o sulle focaccelle. Naturalmente una cosa che effettivamente qua non ho tirato fuori, perché comunque ce l'ho in dispensa, quello ce l'ho già, è il pane carasau, quello non deve mai mancare. Per finire ho preso due rotoli di pasta sfoglia rettangolare, con cui voglio fare dei torchon di pasta sfoglia appunto aromatizzati. Uno lo farò con il formaggio, quindi col parmigiano o col grana, adesso non so quello che ho a disposizione. L'altro invece lo farò con il patè di olive. Poi verranno tagliati a listelli, praticamente arrotolati su se stessi, in modo da formare delle specie di grissini aromatizzati e cotti naturalmente al forno. Anche di questi magari vi lascio una foto, così capite bene come verrà l'antipasto. Dopo aver mangiato tutte queste cose buone saremo praticamente già sazi, però come consuetudine in famiglia non potrà mancare assolutamente la nostra bella teliona enorme, considerevole veramente, di pasta al forno, quella che noi chiamiamo pasta al forno, quella che per molti di voi sono le lasagne. Noi non la facciamo con il ragù, noi facciamo la pasta al forno classica, semplice, modello base e naturalmente senza lattosio. Quella non ve la posso far vedere perché appunto è una cosa di cui si occuperà mia suocera. Quindi come primo ci siamo attenuti alla semplice pasta al forno, non faremo altro, perché di solito almeno due primi c'erano, però siccome siamo in pochi ci siamo tenuti bassi. Come secondo invece avremo due secondi di carne, e sono l'agnello in umido con i finocchietti selvatici, che è una specialità sarda super eccellente, anche di questo se ne occuperà mia suocera. Invece mia madre farà il porcetto arrosto, quello che in Sardegna è invece chiamato come porcheddu arrustu. Naturalmente i due secondi di carne saranno affiancati da finocchi, carote e ravanelli non conditi, cioè nel senso vengono tagliati e messi proprio in una ciotola da mangiare così, a spicchi, a listarelle, proprio per sgrassare la bocca dal grasso che può essere rimasto sia dal porcetto che dall'agnello. È proprio una maniera tipica di mangiare questi secondi qua in Sardegna, non so se altrove si fa nello stesso modo. E anche con i secondi direi che abbiamo finito. Di solito io in realtà mangio il porcetto e l'agnello a pranzo, perché risulta un pochino più pesante da digerire, mentre il porcetto me lo tengo poi per la cena, che tutto quello che si avanza insomma viene riscaldato e viene riservito abbondantemente. Diciamo che di solito facciamo talmente tante cose che ne avanziamo sia per la cena che per l'indomani.
E quindi non lo so, adesso vediamo quest'anno come andrà. Speriamo di tenerci, come dicevo, bassi come profilo. Finiti i contorni, cioè finiti i secondi, scusate, naturalmente si deve passare al dolce. Il dolce, abbiamo due dolci a disposizione quest'anno. Uno è il tiramisù che ho fatto io, e ce l'ho già in congelatore, pronto per essere tirato fuori e finito di, diciamo, di condire, quindi di spolverare con il cacao. Sì, perché per chi non lo sapesse, questo è un segreto da non sottovalutare. Vi lascio il video di come preparo il tiramisù qua da qualche parte e vi consiglio di andare a vederlo, perché ci sono dei trucchetti che non tutti conoscono, tra cui mia suocera, che prepara il tiramisù da 70 anni, voglio dire, e non sapeva di questa cosa, quindi vi consiglio di andare a vederlo. E poi ci sarà la torta al cioccolato e arance, cioccolato fondente e arance, che invece preparerà mia mamma. Non ho idea di dove l'abbia vista, mi ha detto che l'ha vista su un canale YouTube e che voleva farla, quindi quest'anno anche lei farà la torta. E poi direi che può bastare, insomma, o casomai non fossimo ancora abbastanza sazi e satolli e non stessimo già per vomitare, ho comprato naturalmente il pandoro di Verona, il Bauli classico. Sinceramente sono andata a cercare il Melegatti perché volevo dare una mano a questa azienda, ma qua in Sardegna, o almeno qua nel mio paese, praticamente la Melegatti è introvabile. Non so se da qualche parte da voi si trova, ma qua la Melegatti non l'ho trovata in nessun supermercato, neanche all'Auchan mi sembra di averla vista. Non so se in Sardegna non hanno consegnato, non hanno prodotto, non ve lo so dire. Casomai ci venisse poi voglia di un po' di cioccolato, non ci fosse bastato quello del tiramisù e della torta, ho comprato anche questi buonissimi biscottini. Ma lo sapete che questi sono uno tira l'altro, una roba allucinante, ragazzi, della Monviso, e li ho trovati al Simpli, e sono tre cereali con nocciole, crema di 33% di nocciole, e l'altro è col 20% di cacao nella crema. Sono tutte e due con 100% vegetali, senza, vabbè, senza olio di palma e senza lattosio soprattutto. Quindi ne saranno felici i due intolleranti di casa. Questi sono una bomba, ragazzi, sono una bomba. Poi per il pomeriggio, quando andremo magari a giocare a carte piuttosto che a farci una partita a tombola, non potranno mancare sicuramente i datteri e la frutta secca. Siccome non siamo già abbastanza sazi, ho comprato due confezioni di datteri, quelli classici, insomma, con dentro l'ossicino. Poi ho preso un pacco di semini di zucca, questi sono uno tira l'altro, poi alla fine della serata ti senti tutte le labbra tutte secche dal sale, però è una roba buonissima. Una confezione di pistacchi, che non si sa per quale motivo vengono a costare sempre di più. Ho trovato pacchi di pistacchi a 5-6 euro, sono rimasta un po' scioccata da questa cosa. E poi le immancabili noccioline, di quelle che a fine serata avete tutto sotto la tavola, praticamente pieno di bricioline ovunque, dappertutto, anche attaccate ai muri. Mi sono dimenticata di dirvi che per accostare primi e secondi, e anche un po' gli antipasti, abbiamo a disposizione una buonissima bottiglia di buio, una Magnum da 1,5 litri da aprire, che è stata regalata a Gian Giacomo al suo compleanno. Siccome non l'abbiamo ancora aperta, perché non ci è mai capitato di essere in tanti insieme, abbiamo detto teniamola, e così il giorno di Natale abbiamo un buonissimo vino da bere. Poi naturalmente apriremo qualche altro cannonau di Sardegna, anche perché insomma durante il pomeriggio di solito vengono a trovarci mia sorella con vari ed eventuali, oppure altre persone che magari si trovano a passare di lì per caso, o almeno così dicono, quindi noi siamo pronti a riceverli. Benissimo ragazzi, la mia spesa è finita qua, cioè nel senso, no, non è finita qua, perché comunque devo prendere i freschi un paio di giorni prima, quindi adesso vediamo se magari domenica mattina riesco a sganciarmi un attimo, andare a prendere le ultime cose, quindi finocchi, carote, ravanelli e naturalmente il gorgonzola e lo stracchino.
mi sembra che non manchi altro, perché le altre cose le ho prese già tutte confezionate. Detto questo ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un grande bacio, ci vediamo al prossimo video che sarà il giorno di Natale alle 14. Niente, gli auguri ve li faccio martedì, un bacione, ciao 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 ciao.